lasciamo architetto poi la possibilità di calcolare quanta acqua passa qui al secondo. Tuttavia, ecco, il panorama è bellissimo, tutto verde. Ecco qua, sta arrivando il nostro Luigi, che pure lui si sta meravigliando giustamente di questo acquedotto, che effettivamente è un'opera incredibile. Guardate, guardate, stupenda. È una centrale elettrica probabilmente, dove sta non si sa. Ecco il resto del gruppo con il nostro responsabile del gruppo, Roberto. Ecco, c'è Vittorio, che ogni tanto si fa vedere. C'è una nuova entrata, eccola qui, la bella Angela. Il papà, eccolo qua, Gianni. Poi c'è l'architetto, il nostro amico Giorgio, nonché Letizia, di nome e di fatto. Thank you.
guardate che panorama che si gode già da qua. Guardate, è semplicemente meraviglioso. C'è il giallo dell'autunno, il monte verdissimo e dietro una montagna che potrebbe benissimo essere il Viglio da qua, perché lì sotto ci sta la Val Roveto. Ecco, oltretutto abbiamo visto un segnale poco fa che diceva che per arrivare lì ci vogliono 5 ore al Viglio. Ecco il nostro capostruttore Roberto, che anche oggi c'è, adesso me lo faccio dire a lui, la castagna che è particolare, che è Roberto, Roscetta. Ecco, stiamo andando a vedere questo posto. Ecco, questa è l'immagine del papà con la figlia, guarda che bella immagine. E la madre guardinga che va dietro, ecco, che presida sempre tutto come fa la brava donna. Guardate che panorama, è la chiesetta Pax, bene, e quest'altra montagna qua, il cimitero possiamo soltanto vedere i cipressi. Sapete dove siamo passati? Cioè,